sono stato molto amico di un grande violoncellista, Rostropovich, che è stato il più grande violoncellista della nostra epoca, e lui mi diceva sempre: guarda, devi curare soprattutto i posti piccoli. I posti piccoli non è che siano più ingenui o meno preparati, sono più accoglienti. Il tocco unico, il talento, l'eccellenza, l'incanto di un suono che rapisce. Uto Ughi e il suo violino. Il maestro a Frosinone incontra giovani, colleghi, amici. L'occasione, un premio ricevuto dall'orchestra da camera, dall'Accademia delle Belle Arti della città, dall'amministrazione provinciale. È una città che, pur avendo soltanto 60.000 abitanti, hanno un'orchestra, un conservatorio, danno la possibilità ai giovani di lavorare, di imparare, e questo è encomiabile, soprattutto in un momento di crisi come la nostra, questo Covid che ha chiuso praticamente la cultura musicale per un anno e mezzo. L'arte, la musica, il messaggio universale che attraversa il tempo e le generazioni, consegnando soprattutto ai giovani il testimone della speranza e della rinascita. Un legame, quello con i giovani, che il maestro Uto Ughi ha mantenuto anche in questo periodo così difficile, segnato dalla pandemia. I giovani sono il nostro futuro ed è un dovere che i giovani conoscano anche la grande musica. Abbiamo una miniera inesauribile di capolavori che sono sottoterra e disattesi e sconosciuti. Per cui io mi auguro che nelle scuole veramente si faccia qualcosa di concreto per far conoscere l'eredità e la tradizione musicale dell'Italia, che è stato il primo paese del mondo. Io mi auguro che la ripartenza dei teatri avvenga in modo veloce, perché un anno e mezzo senza lavorare anche per le orchestre, per chi è nel settore musicale, è stato veramente molto molto duro e difficile.